Ah sì, tutte tranne Filippo. Beh, benvenute. Buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo avuto un problema informatico rispetto al bollettino, ma abbiamo ricostruito almeno due o tre parametri che è giusto che siano dati ai cittadini e nell'informazione. E in giornata spero che vi mandino, come avete visto già ieri sera hanno avuto problemi, è solo un tema informatico, cioè di piattaforma. I dati ci sono comunque. Allora, però i tre dati che ci servono ce li abbiamo e sono rappresentati intanto dei ricoveri, che sono 3.158 totali. Dovete scusare, abbiamo tre dati in tutto, che abbiamo ricostruito con non poche difficoltà. E così distribuiti, così avete anche il parametro, 2.809 in area non critica, meno 60 anche oggi, 349 meno 2 in terapia intensiva. Vi ricordo che noi la punta massima delle terapie intensive l'abbiamo avuta dovete fare la foto? La punta massima delle terapie intensive l'abbiamo avuta il 31 dicembre, perché ormai tutte le date importanti si caratterizzano per il Covid, con 401 persone in terapia intensiva. E la direzione del calo, diciamo, è confermata 15 giorni. Vediamo lo scenario, che non è uno scenario tranquillizzante, questo ci terrei che fosse diffuso anche come informazione. Faccio sempre il solito logoro esempio della dieta, ma che rende l'idea, no? Cioè uno si mette a dieta, tira, mangia poco e vede che l'ago della bilancia comincia a calare. Ma se vede che l'ago cala, se vuol calare deve continuare a restare a dieta. Se invece molla tutti i suoi freni, abbassa la guardia, la bilancia torna a salire. Noi siamo in questa situazione, siamo circondati da regioni che stanno crescendo. E questo è il dato epidemiologico oggi in questo momento. È evidente che noi abbiamo pagato un duro scotto in un periodo quando gli altri non avevano l'onda d'urto che abbiamo subito noi, ma è altrettanto vero che, se ci pensate, ci sono regioni che hanno fatto molte più restrizioni di noi. Quando noi avevamo la zona gialla, erano regioni che si sono fatte 3 settimane di zona rossa, penso alla Lombardia, e 3 settimane di zona arancione, piuttosto che il collega dell'Emilia Romagna, 3 settimane di zona arancione quando noi eravamo in giallo, o il Friuli Venezia Giulia, idem, 3 settimane di zona arancione quando noi eravamo in giallo. Però oggi vediamo che, nonostante queste restrizioni che fecero, c'è una ripresa dei contagi e delle ospedalizzazioni. Fra l'altro mi diceva, immagino che visti i parametri c'è il rischio anche che qualcuno entri in zona rossa. Allora, perché dico questo? Intanto perché il lavoro è un gioco di squadra, non è che il Veneto fa i salti di gioia perché magari qualcun altro è più in difficoltà. I salti di gioia li faremo quando nessuno avrà difficoltà. Vedete ad esempio che abbiamo il Sud, che nella prima fase, abbiamo un sacco di esperti che sanno tutto, però nessuno sa spiegarci come mai nella prima fase di fatto il Sud non ha avuto la pressione del Covid, e oggi vedete che abbiamo la Sicilia che chiede addirittura di essere messa in zona rossa, che carica pazienti in terapia intensiva e ha ospedalizzazioni importanti. E così la Calabria. La Calabria 20 giorni fa in una riunione parlava di situazione tranquilla, adesso torna a crescere. Perché dico queste robe? Perché, come si dice, col Covid ogni giorno ha la sua pena. Invito tutti i veneti a non abbassare la guardia in virtù di questi 15 giorni di calo. Io spero che il peggio sia passato, però nessuno ce lo può garantire. Anche perché la storia epidemiologica europea ci dimostra il contrario, ci dimostra di comunità che pensavano di aver debellato il Covid, penso alla Germania, una per tutte, 1.300 morti anche ieri, o 1.400 morti, con 28.000 contagiati, o la Gran Bretagna con 58.000 contagi e 1.500 morti, che pensavano di esserne uscite, invece, nonostante le restrizioni dure, anche questo è un fatto inspiegabile, no? Per tornare sempre ai ragionamenti sulle restrizioni, la Germania è in lockdown, non in area rossa, in lockdown dal 16 di dicembre, ormai un mese,
e non vede risultati. Idem la Gran Bretagna, che addirittura parla di arrivare fino a marzo, e quindi ci sono degli aspetti inspiegabili. Io non so se dipenda dalla mutazione presente in quella realtà. Ad esempio, sono convinto che la mutazione abbia pesato tanto nella prima fase. Di certo la Lombardia ha avuto un virus che ha pestato molto di più rispetto alle nostre zone. Quindi vuol dire che qualcosa di diverso c'era. Continuo a dirvi che nei giorni nei quali il virus entrava a Codogno, entrava a Venezia. Venezia, città dell'assembramento, dell'età media alta. Eravamo in pieno carnevale, vi ricordate? Ma Venezia non ha lasciato il segno che ha lasciato a Codogno e in quelle località dove c'è stata veramente una strage. Quindi, partendo dal presupposto che molte cose non sono ancora note, nonostante qualcuno capisca tutto di virus, io dico che è fondamentale essere prudenti, molto prudenti. Quindi restiamo dell'ottica che una rondine non fa primavera. Ricordiamoci che la strada è lunga. È lunga perché? Perché dovremmo arrivare quantomeno a una deadline, che è quella sicuramente delle vaccinazioni, che ci aiuteranno. Guardate, qualche cittadino ci dice, ma le vaccinazioni, ma serve o non serve? Guardate, cari signori, se noi avessimo avuto a febbraio possibilità di vaccinare i nostri 30.000 ospiti delle case di riposo e tutti gli over 70, oggi non saremmo qui con questo bilancio di mortalità. E dall'altro noi dobbiamo arrivare alla primavera, cioè dobbiamo arrivare a maggio per poter chiudere questa partita, anche perché questo è un virus, diciamo, respiratorio, che se comunque abbiamo già capito che poi va a scemare con la buona stagione. Detto questo, stiamo andando avanti ovviamente sempre con il nostro sistema di testing, quindi si sta continuando. Ovviamente l'incidenza avete visto che si è abbassata, perché la positività sui totali dei tamponi oggi è dal 4 al 5%, questo è un altro buon segnale positivo. E basta, non aggiungo altro. Ricordo che abbiamo oltre 3.000 persone, oltre ai ricoverati che sono 3.158, ne abbiamo oltre 3.000 persone curate a casa. Si parla tanto di assistenza domiciliare. Vi ricordo che, fra l'altro, sono stati approvati anche i nuovi protocolli per le cure domiciliari dalla Commissione e quindi che, fra l'altro, saranno sempre modificati. Cioè, è stato introdotto il tema dell'idrossiclorochina, del cortisone, degli antibiotici, insomma queste sono robe da medici, non sono robe che mi riguardano. È stato approvato quanti giorni fa? Una settimana fa, con un decreto. E c'era l'altro piano. E prima c'era un altro di piano. Questa è una postilla del piano, sì, attuale. Eccetera. Esatto, e dopodiché sarà sempre in progress, perché poi oggi ci sarà, diciamo, è una grande giornata perché verrà il professor Palù. Immagino che oggi si parlerà non solo di vaccini, ma anche della vera frontiera, lasciatemelo dire, degli anticorpi monoclonali, perché questa è la vera sfida. Immaginando che la cura fondamentale per la popolazione diventi poi che se ti prendi sto virus ci sia possibilità di somministrare l'anticorpo monoclonale, che oggi lo si fa per endovena con tutta una serie di difficoltà, e tra un po' immagino già che sarà magari un farmaco più agevolmente somministrabile, magari si può prendere con delle compresse o con altre formulazioni. E io non aggiungo altro, vi dico che sulle terapie intensive oggi abbiamo un centinaio di posti liberi in Veneto, quindi siamo passati, guardate, abbiamo avuto giornate che contavamo i posti sulle dita di una mano, diciamo i posti che avevamo attivato, ma quelli attivabili ce li avevamo. Sto parlando di posti attivati, e oggi degli attivati, cioè di quelli che sono comunque con un letto, con un respiratore e pronti all'uso, ce ne sono un centinaio. E c'è ancora ovviamente più sofferenza in alcune realtà, penso al Veronese e anche al Trevigiano, che però sta calando, è evidente che sta calando anche il Trevigiano, lo vedo dai dati, insomma si è passati da 27 persone in terapia intensiva nella piastra centrale a 20 persone in terapia intensiva, voi capite che vuol dire una riduzione di quasi un terzo dei malati in terapia intensiva. Sull'area non critica è il vero dato, quando si cala come si sta calando in queste ore vuol dire che abbiamo una prospettiva
di terapie intensive che sarà in calo fra 10-15 giorni, perché l'area non critica governa le terapie intensive, perché una percentuale statisticamente di pazienti dell'area non critica finirà in terapia intensiva. Dei curati a domicilio abbiamo più di 3.000 persone, 3.000 cittadini del Veneto che hanno cure extra ospedaliere, vengono seguiti, ossigenoterapia, i saturimetri, ne abbiamo distribuiti 40.000, ringrazio le USCA, ringrazio i medici di base, insomma tutti coloro che lavorano per fare in modo di venirne fuori da questa partita. Ecco, se volete vedere un dato, io penso che il merito che dobbiamo dare ai nostri medici, uomini e donne della sanità, sia quello che, nonostante il numero bruttissimo e duro della mortalità, sono riusciti a evitare il peggio, se così si può dire. Perché penso che se non ci fosse stata questa sanità, magari l'incidenza della mortalità sarebbe stata anche più alta. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto un mese nel quale eravamo un vascello in mezzo al mare in burrasca con una forza del mare impressionante. Lo avete visto sul fronte dei ricoveri, lo avete visto sul fronte della mortalità. Passerei la parola a voi, il professor Palù arriva. Sì, scende, scenderà. Sì, perché arrivava a mezzogiorno e mezzo. Se avete delle domande, poi la giornata del professor Palù la vi lascio con lui. Allora, Tosatto, Pederiva, Marchiori, la collega è ok. Tosatto, vai. C'è un veloce giro, così poi lasciamo la parola a Palù. Grazie. Buongiorno. Una richiesta e poi una cosa che arriva da lettori, da persone. Prego. La richiesta riguarda la collocazione in fascia. Oggi è giornata di riclassificazione. Ci attendiamo l'arancione, sì, immagino. Penso lo diamo per sì. scontato. Ma insomma, guardate, sì, perché l'arancione è stata... Eccolo qui il professore. Ciao. E grazie. Buongiorno, professore. Allora, dicevo... Noi hanno attribuito una zona, diciamo, arancione, nonostante il nostro R-Conti sia stato e sia sotto l'1. Si parla di un 0,95-0,96. Ci è stata attribuita la zona arancione in virtù del tasso alto di ospedalizzazione, che ricordo oggi essere il sesto tasso di ospedalizzazione a livello nazionale. Ci sono 5 regioni che ospedalizzano più di noi. Magari hanno numeri meno evidenti, perché per la logica della popolazione, se hai 5 milioni di abitanti... Hai un numero assoluto, se ne hai un milione e mezzo, 4 milioni, cala un po' di più. Però i tassi di ospedalizzazione ci dicono questo oggi, no? Che abbiamo delle regioni che ospedalizzano più di noi, povere, cioè è successo anche a noi. Quindi insomma ce ne stiamo in arancione, sì, anche per le prossime settimane. Stavo finendo il ragionamento, perché ci hanno attribuito la zona arancione e mediamente la zona arancione, secondo quel protocollo delle zone, dura 2-3 settimane. Quindi cercheremo di capire poi oggi nell'ordinanza del Ministro cosa ne esce. Ecco, l'altra cosa che è, chiamiamola così, una supplica da parte degli informatori scientifici, farmaceutici, chiedono se possono essere anche loro ammessi alla vaccinazione in tempi brevi, ad esempio in Friuli sta avvenendo questo, perché loro vanno in giro per gli ospedali, per gli ambulatori, hanno contatti con i medici. Sì, guardate, gliela riferisco. Ma questo è sacrosanto, come per le farmacie e comunque coloro che sono esposti. Abbiamo anche il tema degli odontoiatri, i dentisti. Considerate che noi stiamo procedendo con delle priorità. La prima priorità è quella degli ospedalieri e quella delle case di riposo. E a seguire queste sono tutte categorie che assolutamente verranno vaccinate. Il Friuli però sta vaccinando con le nostre stesse categorie, perché poi è un accordo nazionale sulle categorie. Prego. Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sugli informatori scientifici sono stata preceduta. Ci sarebbe una richiesta di FAC a proposito del rimessaggio delle barche, nel senso che scrive un lettore, Guido Zennaro di Martellago, se nell'incrocio tra provvedimenti statali e regionali si può consentire, come era successo durante il lockdown di primavera, il trasferimento fuori comune per raggiungere le imbarcazioni, visto il periodo invernale? Sì, giriamo all'avvocato Botteon questo quesito e vedrà di trasformarlo in una FAC. Perfetto. Grazie. Grazie. La domanda invece che volevo fare, tornando alla classificazione di rischio, stavo dando un'occhiata veloce, ma in diretta non ho potuto approfondire molto, al report appunto della cabina di regia. Mi par di vedere che ci sono molte più indicazioni
non voglio usare il termine rassicuranti, ma insomma un po' più meno inquietanti, ecco, delle scorse settimane, nel senso che su più parametri la valutazione di impatto viene definita moderata, se non addirittura bassa, rispetto ad altre regioni. Ne avete parlato nel corso del confronto per il Veneto? Sì, stavo guardando. Sì, però io non mi consolo, io lo so questo, però non mi consolo di questo, perché ho visto cosa accade e guardate che il cambio repentino di scenario con il Covid è possibile. Cioè non vorrei che i cittadini, io sono preoccupato del fatto che i cittadini non pensino che sia finita. Siamo in una traversata del deserto, abbiamo trovato un'oasi, c'è l'acqua, si può bere, ci rifocilliamo, ma ne abbiamo ancora un pezzo del deserto da fare. Occhio, e non sapremo se troveremo un'altra oasi. Volevo chiedere se secondo voi questo potrebbe essere l'effetto di alcune delle restrizioni applicate anche nel periodo natalizio in virtù pure del DPCM governativo. È probabile. Però è pur vero che tutti i fenomeni hanno un andamento, una curva a campana, no? C'è la fase di crescita importante, la stabilizzazione, il famoso plateau e poi si scende. È pur vero che noi prima di quelle restrizioni avevamo già dato. Ultimo flash, la protesta degli studenti medi chiedono la riapertura delle scuole. Vorrei domandare se, alla luce dell'ordinanza in vigore fino al 31 gennaio, avete fissato una data per una valutazione su cosa succederà dal 1 febbraio. Ma io penso che sia sacrosanto che gli studenti chiedano la riapertura delle scuole. Ed è altrettanto vero che, l'ho detto io senza che nessuno protestasse il giorno che ho firmato l'ordinanza, che io la considero una sconfitta che trovarsi da governatore a firmare un'ordinanza per chiudere le scuole. Voglio ricordare che la feci il 22 febbraio un'ordinanza simile, chiusi le scuole, i teatri, i cinema, le chiese e anche il carnevale. E apriti cielo, no? Sembrava che fossi un esaltato. E io posso aggiungere, per fortuna che lo feci. E dico anche in questa fase, poi c'è il professor Palù, che è autorevole rappresentante del mondo scientifico, che mi ha espresso anche le sue considerazioni prima dell'ordinanza, perché io mi devo confrontare, cioè io non ho gli strumenti. Mi sono confrontato con la mia prevenzione e poi con uno scienziato come il professor Palù, ho letto dichiarazioni di altri esponenti del mondo scientifico, tutte le avete viste, no? Professor Ricciardi, professor Buglioni, eccetera. Allora, è sicuramente una sconfitta, però davanti a un tema di sanità pubblica non si può liquidare questa partita pensando che sia una questione da zottici o da rozzi localisti, perché vi ricordo che l'ordinanza io l'ho adottata per primo, per carità o sta colpa, ma vedo che l'Italia mi è venuta dietro. Oggi immagino che ci siano due o tre regioni che non hanno adottato ordinanze per le scuole. E questo è un aspetto che va a confermare il tema del rischio epidemiologico, perché poi, ripeto, professore, poi se riterrete ve ne parlerà, però siamo davanti a una comunità che rischia, che naturalmente, pensate all'ambiente confinato di un'aula, alla presenza di un positivo c'è il rischio che ci sia una sorta di link tra il positivo e il negativo e poi si va a diffondere quello che sono le infezioni da Covid. I ragazzi non hanno nessuna colpa, e non accetto che si dica che si sono chiuse le scuole perché non siamo pronti con i trasporti. È inaccettabile, perché noi siamo assolutamente pronti. E ricordo anche che la situazione non era tranquilla, al punto tale che il governo stesso ha emanato un provvedimento prevedendo l'apertura delle scuole con il 50% di DAD, di didattica a distanza. Quindi, delle due l'una, o c'è problema, e allora lo affronti, allora se non c'è mi dovete spiegare perché ci dicono di mandare metà studenti a scuola. Perché questo è il provvedimento del governo, Probabilmente qualcuno avrebbe protestato anche per il 50%. Allora, il 1 febbraio cosa accadrà? Accadrà quello che è giusto che accada. Se non ci sono rischi si apre, se no si valuterà lo scenario, ma non compete a me, cioè non è una decisione che prendo stando lì seduto sul divano a guardare la TV, dico va domani sarò a scuola, finiamola con queste narrazioni che posso dire sono anche poco rispettose degli staff, dei tecnici che lavorano su questo. Io ho visto una narrazione per il Covid che non mi piace, che è sempre quella di far credere ai cittadini che la politica decide chi fa l'iniezione, che pasticche dare, chi ricoverare, chi non ricoverare, ma come si fa a far credere ai cittadini queste robe qua? Allora, chi offende queste scelte, sto parlando magari di professionisti che lo offendono i propri colleghi. Quando vedo medici che si lamentano
non c'è programma, la politica non programma la sanità, no, la politica non programma proprio niente, la politica prende e delibera quello che i tecnici propongono. Non è che noi ci inventiamo le robe, anche perché non abbiamo la preparazione per farlo. Moscati, Marchiori, Pretolani, se non ci sono altri. Scusa, Radio Wellness in fondo, abbi pazienza. Sì, buongiorno Presidente. Io ho una domanda che mi viene posta da un medico che si è iscritto come medico ha risposto al reclutamento dei 3.000 medici vaccinatori. Già un mese fa ha fatto la richiesta. Parliamo del Trevigiano, dell'Ordine dei Medici di Treviso. Sì. E nonostante la sua offerta, le domande sono due. Quando verranno vaccinati e quando saranno chiamati? La risposta di Arcuri a riguardo dice che saranno contattati, eccetera, sì, sì. Eccetera. Dovrebbe essere imminente, dovrebbe essere imminente da quello che è dato a sapere, anche dagli incontri che abbiamo avuto col dottor Arcuri. Cioè del famoso contingente di medici, esatto, vaccinatori e diciamo del personale anche infermieristico. Ci ha annunciato anche dei numeri, adesso c'è qualcosa del 90? No, mi sembrava che avevamo una cinquantina per febbraio, poi andiamo invece con quantitativi maggiori, aprile, maggio e giugno, insomma, maggio e giugno andiamo sicuramente con quantitativi. Febbraio e marzo siamo a 50 e 50 più o meno, insomma, questi erano i numeri, a meno che c'erano su una tabella. Però poi quindi, sono tutti da vedere. Dipende tutto dallo Stato centrale, non è una infatti, selezione nostra. Infatti chiedeva proprio perché hanno già fatto la richiesta all'Ordine dei Medici di Treviso, ma sono stati molto evasivi, mentre a Roma, diceva, sono già stati vaccinati per poter poi fare i medici vaccinatori. Non so. Io vedo che tutti sanno, vaccinano tutto, la verità è che i conti e l'anagrafe vaccinale noi ce l'abbiamo, qualcun altro no. Vabbè, grazie. Prego. Marchiori, dite sempre la testata perché io mi dimentico. Sì, buongiorno Presidente. Rete Veneto Antenna 3. Allora, una domanda che mi arriva da una telespettatrice, ha chiamato in lacrime, si è fatta portavoce però di altre famiglie. Il tema è quello degli ospiti delle case di riposo. Allora, questa signora ha detto che questi mesi sono stati difficili, ma che in particolare in questo momento gli anziani in questa casa di riposo, ma comunque la situazione è diffusa, è più ampia, sono soli, non vedono nessuno, sono stati rinchiusi ancora a questo punto più dei mesi precedenti, piangono, alcuni di loro sostengono di volersene andare nonostante abbiano anche superato il Covid, okay? Quindi hanno superato il Covid, ce l'hanno fatta, non vedono nessuno, si ritrovano a fare videochiamate una volta alla settimana, quindi non vedono nessuno, credono di essere abbandonati. La domanda è questa: quando saranno vaccinati, e li stanno vaccinando perché mi ha detto che stanno partendo le vaccinazioni, cambierà qualcosa o il destino di queste persone rimarrà pressoché lo stesso? Perché c'è una disperazione proprio di base e sono tanto anziani e sentono soli. Interviene l'assessore. Sì, prego. Grazie. Ma allora, guardate, c'è una varietà, perché io so che ci sono case di riposo che fanno entrare qualche familiare con il tampone rapido antigenico. Sapevate che noi avevamo messo nel piano di sanità, alcuni fanno le videochiamate, alcuni fanno la stanza degli abbracci, insomma, con il vetro, gli incontri. Quindi c'è un po' di tutto, chiaramente in base anche a quanto il virus è entrato in queste strutture. La situazione nelle case di riposo sta migliorando, come l'andamento generale, quindi siamo fiduciosi che comunque, insomma, anche le strutture, ce ne sono già molte, alcune insomma che sono Covid free, che quindi è già passato. Adesso capiremo e vedremo, e credo che anche il professor Palù saprà esserci utile dicendo se le persone vaccinate poi, se tutta quella popolazione vaccinata poi potrà anche iniziare un percorso diverso e quindi anche riaprire con più tranquillità quella che era, insomma, gli incontri, le visite che c'erano un tempo. Questo lo capiremo. Va bene, grazie. Prego.
se non avete altro. Pretolani, Radio Wellness e Nicolussi. Ah, scusate. Buongiorno Pretolani, buongiorno. Telenuovo, una domanda sui numeri, torniamo. Abbiamo visto finalmente numeri in calo, quelli dell'ospedalizzazione, non bisogna far festa, non bisogna sottovalutare, minimizzare, questo ovviamente è chiaro. Ci sono però altri numeri che un po' inspiegabilmente, vista anche l'altissima qualità innegabile delle cure in Veneto, restano alti, quelli dei decessi. Com'è spiegabile questo numero di decessi così importante nella nostra regione, secondo lei? Poi magari gireremo la domanda anche dopo al professor Palù. Guardate, io penso che dobbiamo avere intanto i piedi per terra e quando parliamo di Covid dobbiamo pensare che stiamo parlando di un fenomeno della natura. Perché anche questa ottica sempre di pensare all'invincibilità è un'ottica che io non condivido. Quindi l'uomo può porre dei limiti alla natura, la può contingentare, la può, diciamo, rallentare questo processo, ma comunque ti passa addosso. Rispetto alla mortalità, voglio ricordarvi che è una mortalità che condividiamo con molte altre regioni come tasso. Penso alla Lombardia che ha fatto 25.000 morti a 10 milioni di abitanti. Noi abbiamo 7.800 morti con 5 milioni di abitanti. Penso alla Liguria che ha 1.200.000 abitanti, se non ricordo male, ha 2.500, forse più vicino ai 3.000 morti che ai 2.500. Penso a Piemonte che ha passato gli 8.000 e ha 4 milioni e 300 mila abitanti. Penso all'Emilia Romagna, 8.800 morti e ha 4 milioni e 300 mila abitanti. La Val d'Aosta, il Trentino, cioè ci sono moltissime regioni che hanno avuto alta mortalità anche più di noi. E questo, guardate, io la girerei la parola al professor Palù, ricordiamoci questa domanda. Cioè il target della mortalità non è un elemento di valutazione della qualità della sanità. Anche perché voglio ricordare che i nostri medici hanno preso in carico tutti i pazienti, e questo va ricordato, con non poche difficoltà. Perché un giorno c'è stata una domanda, ho detto, ma Veneto è come Bergamo? No, noi abbiamo preso in carico tutti i pazienti. Infatti voi non avete fatto un articolo di giornale, un servizio televisivo nel quale avete raccontato la storia di un paziente rimasto a terra. E a differenza di marzo non abbiamo chiuso su tutte le prestazioni, e a differenza di marzo abbiamo quasi 300 persone in terapia intensiva non Covid e abbiamo oltre 7.000 pazienti nei nostri ospedali che non sono Covid. Quindi abbiamo tentato anche di mantenere in piedi un servizio sanitario in un momento non facile. Andate a vedere cosa è accaduto nelle altre regioni. Michela, prego. Radio Wellness e Nicolussi. Ce la fai ad avvicinarti? Grazie. Marco Lacava, Radio Wellness, buongiorno Presidente. Solo un chiarimento riguardo la vaccinazione degli over 80. Ieri l'assessore Lanzarin riportava che si procederà con la convocazione della Corte del 41 a scendere, 40, 39, 38. Quindi il piano d'azione regionale prevede di vaccinare prima gli ottantenni e poi gli over 90, è corretto? Over 90, non over è, 90 saranno non è vaccinati la Regione per ultimi. Veneto, il piano nazionale. Quindi noi stiamo seguendo il piano nazionale. Prego, grazie. Michela, grazie. Nicolussi Moro. Buongiorno, sono Michela Nicolussi Moro del Corriere. Buongiorno. Io ho bisogno di due chiarimenti tecnici. Prego. Allora, il primo mi pareva di capire che in questa nuova tornata di monitoraggio di riclassificazioni delle regioni non sia più tenuto in considerazione il parametro dell'incidenza, cioè il numero di positivi per 100.000 abitanti, ma l'ospedalizzazione. Sì, a rischio. Allora, mi è parso di captare da parte soprattutto dei medici una preoccupazione, nel senso che si teme di intaccare la solidarietà tra regioni. Per esempio il Veneto ha dato un aiuto ad altre regioni nel ricoverare alcuni pazienti che non trovavano spazio nelle regioni limitrofe, mi pare di aver capito. Allora, nel momento in cui il parametro dell'incidenza sarà sostituito da quello dell'ospedalizzazione, il timore è che il tasso di ospedalizzazione possa crescere con come dire, l'accoglimento di pazienti dalle altre regioni e quindi possa falsare i dati. Questa è la prima domanda che pongo a voi. No. Perché la prima domanda rispondo, intanto il tema dell'immigrazione sanitaria è Covid e non Covid, perché comunque abbiamo una classificazione.
Noi abbiamo recepito e preso in carico pazienti non Covid in maniera costante. Considerate anche sul fronte dei trapianti che si è chiuso bene nel 2020. Sul fronte non Covid è più raro, perché poi giustamente avendo noi, diciamo, gestioni separate, no? Dobbiamo salvaguardare la nostra potenzialità sul Covid, soprattutto in una fase emergenziale. Cioè, se tu mi dici avete ospitato di recente persone in terapia intensiva Covid di altre regioni, no. A meno che non fossero catalogate Covid perché dovevano sottoporsi a un trapianto o altre prestazioni ospedaliere, ma erano semplicemente Covid perché magari erano positive. Ma noi non abbiamo portato a casa pazienti in questa fase Covid da altre regioni. Quindi il Veneto ha ospitato, diciamo così, sì, ha accolto, sì, abbiamo continuato non Covid. Beh, ci sarà qualche caso anche di Covid, perché la prestazione ospedaliera era per altre... Sì, ma, certo, però sono arrivati per il altri Covid motivi. Puro che mi arriva da intubare, eccetera, a me non risulta che in questa fase... La CROSS non ci ha mai destinato... C'è proprio una gestione di questi pazienti a livello nazionale. Io non ho notizia che ci siano stati indirizzati i pazienti. Da quali regioni sono arrivati? In generale i pazienti? Sì, i pazienti che abbiamo ospitato da quali regioni? No, un po' dappertutto, cioè da sud, dappertutto? Dappertutto. Okay. Nel senso che dipende, che so, se c'è il trapianto cardiaco piuttosto che i reni, i polmoni, cioè dipende da che prestazioni sono state fatte. Ok. E l'altra cosa, volevo chiedere se fosse possibile, siccome adesso Arcuri dice che le regioni devono mettere a punto il piano vaccinale per la popolazione di massa, volevo capire se noi abbiamo già un elenco definitivo dei centri vaccinali, USL per USL, se potete... Da darvi oggi no, però ve lo forniamo. Un'indicazione di massima almeno. Sì, ma noi comunque pensiamo di approfittare di quelli che sono i punti di... A parte il tema dei medici di base, tutte le storie che sapete... Ma soprattutto tutto dipenderà poi prof ce lo dirà, anche dall'evoluzione che avrà AstraZeneca su questo fronte, no? Perché la vera quantità noi ce l'aspettiamo da lì, semmai sarà autorizzato il 29 da EMA. E l'altro tema è che noi pensiamo di andare su fiere, palazzetti e quelle strutture che abbiamo già utilizzato per i tamponi, se ci pensate, no? Quindi abbiamo già delle strutture collaudate e riconoscibili anche dal cittadino, dice io mi sono fatto il tampone lì a Zopas Arena piuttosto che alla Fiera di Vicenza, so che lì adesso fanno le vaccinazioni. Ecco, Ilaria Capo proponeva anche di utilizzare i teatri che purtroppo sono chiusi da un anno. Vabbè, ma possibile? Sì, ma sentite, che sia un teatro, una fiera, un palazzetto, è sempre mura, riscaldamento e accessi, cioè non è che il teatro è bello, suggestivo da dire, però non è che cambia la storia della vaccinazione. Cioè, le facciamo dappertutto, ma le stiamo già facendo e le abbiamo già fatte nei palazzetti. Sì, se si tratta di utilizzare il teatro perché vi è comodo, che c'è un teatro che è facilmente raggiungibile, bene, però sapete la banalità, che magari io sono più pratico, se non ha parcheggio, per quanto bello sia il teatro, cioè, capisci che decide di venire a vaccinarsi e non a vedere lo spettacolo. Quindi bisogna che siano, logisticamente deve essere... Non deve esserci problema. Quindi li state decidendo ora i centri vaccinali? Ma abbiamo già un'idea, sì sì. Le USL hanno già mandato delle proposte, la nostra prevenzione li sta vagliando uno a uno. E più o meno quanti sono, si sa? Sono tanti, considerate che se noi avessimo i vaccini, questo lo dichiariamo senza problemi, noi per giugno, insomma per fine primavera, inizio estate, diciamo così, lo facciamo il giro di boa con i veneti. Cioè non abbiamo problemi, quantomeno sarà fatto il giro di boa nelle vaccinazioni per tutti quei veneti che sono fortemente esposti, che sono categorie fragili o che comunque hanno più titolo di essere vaccinati. Si potrà arrestare il ragazzo 14enne, il 20enne, ma pensare che la fascia, quella che interessa gli ospedali, le ospedalizzazioni, le cure, sicuramente tutti vaccinati. Non parliamo degli over 70, quelli sono i primi. Grazie Michela. Okay, grazie. Io passerei la parola al professor. No, c'è l'ultima domanda di Milva Andrioli. Ah, scusami. Buongiorno, poi passiamo al professor Palù. Sì, no, semplicemente visto che si è chiarito anche il calendario romano tra Camera e Senato del voto di fiducia. Passiamo a parlare dei vaccini. Visto che abbiamo anche tempo. No, ho sentito il calendario. Invece lì la scadenza è proprio lunedì e martedì prossimi. Visto dal Veneto una crisi con numeri che per quanto ancora incompleti, magari oggi sui decessi, sì che ricordano che il virus circola ancora, ma
operazione di distrazione politica fa sì che si sta perdendo un po' di vista quello che sta succedendo nel Paese. Commento del Presidente Zaia? Che noi siamo sostanzialmente orientati solo al Covid, nel senso che qui ci occupiamo solo di Covid. Di certo non abbiamo la possibilità di permetterci divagazioni sul tema. A livello nazionale io penso che sia obbligo per il Presidente del Consiglio andare in Parlamento, perché l'interfaccia al Parlamento è dimostrare se ha una maggioranza oppure no. Poi sarà inevitabile che se non ce l'ha si andrà al voto, punto. Se andrà al voto o il Presidente della Repubblica deciderà qualcos'altro, non lo decido io. Ma il Presidente del Consiglio non può esimersi di andare velocemente in Parlamento, di non prolungare questa agonia e di dimostrare se ha i numeri oppure no. La caccia ai responsabili, intesa ai responsabili, non i colpevoli, quelli che dovrebbero supportare. Sono obiettore di coscienza, quindi parlare di caccia con me. Professor Palù. Scusatemi la battuta, potevo presentarlo io. Scusa. C'ho l'onore di presentarlo, di cedergli il posto. No, grazie Carlo. Cedo il posto. Se posso permettermi, se girerei la domanda sulle mortalità per prima, se posso, no? Poi il professor Palucci parlerà dei vaccini, degli anticorpi, se ci sono novità. E una domanda la faccio io su AstraZeneca. Grazie. Cedo il posto, però. Volevo dirvi una cosa. Fabio Franceschi, lo diciamo per i complottisti, ci ha regalato per le case di riposo 1 milione di mascherine, perché adesso fa mascherine. E fra l'altro ce n'è anche una versione con su scritto io sono vaccinato. E siccome le ha donate, e fra l'altro è qualche settimana che le ha donate, e penso che sia corretto dire che insomma ha fatto questa donazione di 1 milione di mascherine chirurgiche. Sono tutte in busta, sono 10 per ogni busta. E lui ha anche messo in piedi questa nuova linea, eccole qua. Vediamo se magari te la metti. Ecco, sì, me la metto adesso, aspetta, perché qua non c'è. Ah, adesso, sì, scusate, non mi ricordo. Ferma, me la metto. Non si dica che Zaia va in giro senza mascherina. Facciamo così. Eccolo. Questa ce l'ha donata Fabio Franceschi, ha dato 1 milione. Beh, ve le lascio anche se volete girarle. Scusate se ve le lancio così. Ma Presidente, lei è vaccinato? No, io non sono vaccinato. Allora no, non funziona. No, avete ragione. Cioè. No, è proibito qui in Veneto vaccinare chi non è di quelle categorie. Sì, hai ragione, c'è scritto. Quindi non mettetemi in foto, mettete la mascherina che è più bella. Prego, prof. Allora, buongiorno a tutti. Ho accettato volentieri, vengo sempre volentieri a casa, terra veneta, quindi l'invito mi ha fatto piacere, ho accelerato la dipartita romana. Siccome l'altra volta mi si è attribuito una lezione accademica, ecco, vorrei essere invece più concreto, e se non le fate voi le domande le faccio io. Cioè, le domande più frequentemente rivolte, le FAQ, magari le trovate anche nel sito dell'AIFA, stanno crescendo di giorno in giorno, saranno una cinquantina, quando le abbiamo allestite le prime erano 34, adesso stanno crescendo, ma comunque se volete ve le faccio io. In modo, noi in temiamo, modo che voi scegliete. Noi temiamo l'esame più che la lezione. No, nessun esame. Allora, la domanda era sulla mortalità. Allora, la mortalità per chi ci ascolta è quella di una popolazione generale rispetto a tutte le cause della mortalità. Quindi per questa causa è lo 0,05%. Non è quindi neanche lontanamente paragonabile a quella che è la mortalità per le malattie infettive nei paesi di sviluppo. Sapete che la prima causa di mortalità è il cardiovascolare, gli incidenti, il 40%, i tumori, 30%, e poi si scende. Quindi non abbiamo raggiunto ancora la mortalità dell'HIV, dell'AIDS e della tubercolosi. Però, ecco, se invece parliamo di quanti morti per Covid, quella è la letalità, e come io penso di avervi già detto, comunque questa si misura in base a quante persone sono state realmente infettate.
realmente infettate vuol dire che hanno prodotto gli anticorpi, non tamponate, perché ovviamente non si riesce a tamponare tutti. Quindi sugli studi di sieroprevalenza, che sono stati fatti sia in Cina, negli Stati Uniti, in Germania, in Islanda, l'Islanda è stata quasi tutta testata, si può calcolare che oscilli tra lo 0,25 e lo 0,50%. Allora, da noi avete già sentito che il Veneto paga un contributo minore delle altre regioni dove la pandemia ha colpito di più. Questo mi ricordo una mia intervista al Corriere della Sera, credo di avere anche spiegato le ragioni, a parte quella sociologica demografica, che la Lombardia è un'area metropolitana, noi siamo un'area metropolitana diffusa. Basta andare sul Visentin, guardate, o sul Grappa, vedete le luci del Veneto quando atterrate a Venezia. Però non abbiamo realtà come Milano, dove c'è una metropolitana, dove ci si affolla, capite? E non abbiamo avuto quello che è successo in Lombardia, perché fortunatamente il Veneto ha una sanità territoriale, con i suoi presidi territoriali, che non li ha smantellati come ha fatto la Lombardia, che in una, permettetemi, forse irragionevole o insana competizione tra pubblico e privato, questo è quello che è successo, poi l'hanno scritto anche i colleghi di Bergamo, l'ha scritto Remuzzi, dopo che mi ero espresso, in una competizione pubblico e privato hanno passato tutto per i pronto soccorsi, hanno ricoverato tutto in una fase in cui non avevano né dispositivi di protezione individuale, né mascherine, né respiratori. E dimenticando la lezione della SARS, che è il cugino stretto, il COV1, che in una settimana nell'ospedale universitario di Toronto ha fatto ben 250 infettati da un solo caso sorgente, un medico che era stato ad Hong Kong e si era infettato con un collega del Guangdong che veniva dal mercato di animali vivi, che l'ha infettato e l'ha portato. Quel virus circolava da 6 mesi. E i cinesi non ce l'avevano detto. Allora, il Veneto ha i presidi territoriali, ovviamente questa seconda fase è stata preponderante rispetto alla prima, ma come potete vedere, ecco, non si è mai andato in saturazione delle terapie intensive. Quindi da cosa dipende la mortalità da Covid, o la letalità da Covid, per essere più precisi? Beh, guardate l'età media intanto dei pazienti, perché spesso quando si fa questa narrazione statistica ci si dimentica di dare anche dati che sono fondamentali, cioè non solo genere, ma età. Quindi stiamo parlando di un'età media di 81 anni. Quindi effettivamente sono i soggetti più gracili, quindi il morbo sta colpendo i più gracili. Quindi ecco le cause sono che probabilmente era un fenomeno limitato ad alcune regioni d'Italia. Sapete che il lockdown, a cosa è servito il lockdown generalizzato? A impedire la diffusione al centro-sud, ma poi, se vi ricordate, ci sono state le discoteche, i giovani, purtroppo, non colpevolmente, ma sono anche quelli che resistono meno a certe pulsioni, ma è comprensibile per una serie di ragioni. E poi c'è, se il virus si è diffuso, ma questo è un virus pandemico. Mi pare che forse l'Antartide non sia stato toccato perché è popolato da qualche accampamento. Quindi oggi la situazione è diffusa. Se noi guardassimo, ecco, quando tutti faranno i tamponi rapidi, perché ormai li fanno tutti, ormai il Ministero lo ha deciso, vedrete se non saremo tutti arancioni o rossi. È vero che ci basiamo adesso non più sui complicati 21 parametri, ma ci si basi sull'R con T, che è in ritardo di 7-10 giorni, quindi rispetto. Però ecco, la cosa fondamentale che va osservata, ecco, in questa pandemia sono i 3 parametri critici, che sono i ricoverati in area medica, in rianimazione e i decessi. Ecco, questi sono inconfutabili. Ecco, quindi direi che, come ha già detto il governatore, insomma, i dati ve li ha dati lui, ve li ha snocciolati con molta precisione su quella che è la letalità nel nord Italia. Non sentite? Altre domande al professor Palù, Giacomuzzo, Marchiori, Nicolussi, Tosà.
Buongiorno. Intanto, se poteva chiarirci i dubbi su, ci aveva anticipato anche il Presidente, peraltro, su AstraZeneca. E cioè, in particolare, se effettivamente la copertura, come pare, è minore rispetto agli altri due vaccini Pfizer, la Pfizer e Moderna. La copertura o l'efficacia? Entrambe. Allora, su AstraZeneca, diciamo che AstraZeneca verrà valutata il 29 di gennaio dall'EMA, o entro il 29. Come avete visto, anche Moderna ha accelerato di 2-3 giorni. E sì, HMP la prende in visione. Devo dire che l'FDA, che è l'altro ente, è bene che sappiate che noi abbiamo degli enti di controllo, ma nessuno si domanda perché non vi chiedete perché i cinesi stanno vaccinando mezzo mondo, il continente africano, il Middle East, Centro Sud America. Nessuno ha mai chiesto niente. Qua da noi si erge qualcuno a dire l'efficacia invece che il 95 è il 29%. Allora, veniamo ai problemi. L'FDA che cosa ha chiesto? Un implemento di indagini a AstraZeneca, perché AstraZeneca aveva condotto il suo studio in varie sedi, ovviamente, l'aveva condotto dove è più incidente il Covid-19, avendo come braccio di controllo il vaccino per il meningococco. L'FDA ha detto no, io voglio vedere il placebo vero e proprio come gli altri studi, che vuol dire la soluzione fisiologica. L'AstraZeneca poi aveva un altro problemino, altri due problemini, per cui anche l'EMA ha chiesto un supplemento di indagini. E sapete che il problemino era che in una certa coorte di pazienti, significativa coorte, perché AstraZeneca si è presentata anche lei con 40.000 tra vaccinati e placebo circa, ma in una quota rilevante si erano accorti per un errore che la dose dimezzata, la prima dose dimezzata, associata alla seconda dose, dopo 4 settimane, produceva un effetto significativamente superiore, si passava dal 60-65% di efficacia. E quando parlo di efficacia, in uno studio clinico randomizzato, controllato, in doppio cieco, controllo verso placebo, trattamento vaccino verso placebo, quello che bisogna fare, ecco, è misurare qual è l'obiettivo principale, efficacia contro Covid-19, contro la malattia, non contro l'infezione. Quindi, quando parliamo di efficacia, vuol dire efficacia nel prevenire i sintomi della malattia, che poi deve essere documentata con test o serologico o di PCR. Quindi i sintomi li conoscete tutti, non mi dilungo. Quindi passare da un 60 al 90% è una differenza di 25%, quindi di 25 punti. Come si spiega? Inspiegabile. La spiegazione è stata data dopo perché si era anche visto che non era omogenea questa popolazione di studio, perché la schedula, che vuol dire il cronoprogramma di somministrazione, il passaggio tra la prima e la seconda dose, in alcuni casi era di 4 settimane, in altra molto più lunga, addirittura 5 o 8 settimane. E capite che non è una presentazione molto organica. Quindi è stato chiesto un implemento di indagine. Perché l'Agenzia del Farmaco inglese l'ha approvato? Perché gli inglesi sono pragmatici. Vi ricordate Boris Johnson all'esordio della pandemia, sostenuto da Sir Patrick Wallace e Richard Whitty, che sono il Chief Medical Officer e il Senior Scientific Advisor? Sono due là. Qua da noi sono un mondo di virologi, no? Quindi gli era scappato l'idea: ma proteggiamo i vecchietti, e noi non c'è niente da fare. Avevano già visto quello che era successo in Lombardia, in Italia anche. Ha detto: proteggiamo i vecchietti e speriamo nell'immunità di gregge. E lì è stato assalito. Però questo sottendeva un ragionamento molto pragmatico. Noi non ce lo facciamo col nostro National Health System. 3.500 posti in rianimazione contro i 5.000 dell'Italia. Il Veneto aveva 500 posti e la Lombardia 500, un'altra, tornando alla mortalità da Covid, 500, 10 milioni contro 5 milioni di abitanti. Quindi
loro con 3.500, quindi vuol dire 4 posti letto ogni 100.000 abitanti, non andavano da nessuna parte, meno della Romania, meno della Francia, meno di tutti. La Germania 35 per 100.000 abitanti. Quindi molto pragmatici, e molto pragmatici cosa hanno detto? Beh, insomma, un vaccino che magari sia efficace nel 65-70%, più o meno come l'influenza, è meglio che lo facciamo, perché stanno guardando quello che sta succedendo da loro. Allora, diciamo anche una cosa, che fortunatamente, ecco, noi qui martelliamo tutti i giorni con le statistiche, ogni giorno andate a vedere, ma quanti oggi, quanti tamponi, più 2, meno 2, per più 19, più 10, più... Ecco, lì li danno una volta alla settimana, però, insomma, il dato è chiaro, lì si sta espandendo molto più rapidamente che da noi, e anche in Germania, che se ricordate, a febbraio-marzo aveva pochissimi casi. E la spiegazione era di natura sociologica, perché lì i rari casi infettati erano i giovani, ma i giovani non vivono in famiglia come da noi. Abbiamo ancora i figli maschi in casa a 40 anni noi, sapete, no? Quindi è una diversa situazione sociologica. Allora, tornando a AstraZeneca, quindi io credo che il 29... L'EMA dovrà valutare, perché l'AstraZeneca nel programma Arcuri, che oggi è stato upgraded, cioè è stato incrementato, era di 202 milioni di dosi, di cui ben 41 milioni di AstraZeneca, 50 milioni di Johnson & Johnson, 30 milioni neanche, 27 milioni di Pfizer, 10 milioni e 300 di Moderna. Poi c'erano 50 milioni di CureVac, che è un'aziendina tedesca, anche lei produce un vaccino a mRNA. C'era Pasteur Sanofi con 40 milioni di dosi, e per arrivare ai 202. Quindi, in larga misura però, CureVac è indietro, sono ancora in fase 3. GSK ha già detto, signori, noi non ce la facciamo, prima di fine anno non arriveremo. Johnson & Johnson... tarda primavera. Quindi a noi cosa resta? Moderna e AstraZeneca. AstraZeneca, quindi, io adesso non ho la sfera di cristallo, ma se voi mi chiedete, io penso che l'EMA dirà, gli americani l'hanno rimandati a fine di marzo, che l'EMA forse darà l'approvazione. Perché bene o male, come dicono gli inglesi, ecco, per essere pragmatici, sapete che l'efficacia di un vaccino si misura come efficacy in inglese, che vuol dire quanto protegge, ma come effectiveness, che vuol dire la sua capacità di venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. Effectiveness vuol dire distribuirlo, costa 2 euro a dose contro i 18 e i 14 di Pfizer e di Moderna, non ha la catena del freddo, può subito essere distribuita. E poi gli inglesi in questo momento stanno facendo da cavia, e quindi noi apprenderemo dagli inglesi se effettivamente, contrariamente a quanto dicevano gli studi, si può anche prolungare nel tempo. Però vi garantisco che agenzie come il CDC o l'FDA o l'NIH e anche l'OMS garantiscono che, insomma, se lo studio ha fatto le dosi con quella schedula, con quelle concentrazioni, quello dovremmo seguire. Ecco, quindi non so se ho risposto, comunque AstraZeneca io penso che il 29 o forse anche qualche giorno prima verrà data. Io ho rivisto, sia perché ho l'opportunità di vedere quello che l'EMA ci manda come AIFA, ho seguito i lavori, effettivamente non è così solida come gli altri, ma questo non lo... Scusate, ecco, non vorrei... Poi voi lo riportate, quindi cancello quello che ho appena detto. I dati della letteratura, quelli che sono pubblicati e anche quello che abbiamo in visione, ci fanno dire che ha, questo indubbio, un'efficacia inferiore a quello di Moderna, e, ma questo lo sapete anche voi, e di Pfizer, che viaggiano sul 95%. Però ecco una rolling review, che vuol dire un'analisi che fanno in corso ad interim, stanno portando altri dati. Un dato che ho visto interessante di AstraZeneca, per esempio, che sono riusciti adesso, visto che stanno aumentando la casistica, a vedere anche la protezione sulla trasmissibilità, quindi se protegge sull'infezione, sembra che ci sia un'efficacia del 50% in un setting,
che non è male, quindi protegge dall'infezione, vuol dire che se proteggo dall'infezione posso pensare di darla anche ai super diffusori o ai giovani. Ecco, si è visto che anche schedulando più in là, cioè posponendo la seconda dose invece che a 4 settimane più avanti, c'è sempre un forte richiamo della risposta. Io ho visto proprio l'altro ieri i dati sulle cellule memoria, quindi sapete che anche se non ci sono gli anticorpi, però circolano nel nostro sangue cellule che riconoscono l'antigene e poi producono gli anticorpi. Quindi anche quando c'è un tasso molto basso misurabile, non è detto che non siamo immunizzati o immuni. E questo avviene per molte infezioni virali, vi ricordo quella dell'epatite B, per esempio. Quindi, ecco, io credo che AstraZeneca abbia possibilità di venire, perché in questo momento abbiamo bisogno anche di un altro vaccino, oltre a tutto. A fronte di tre diversi tipi di vaccini che saranno disponibili comunque al cittadino, al Veneto, non sarà data la possibilità di scegliere uno o l'altro tipo, ovviamente, vero professore? No, la scelta è stata basata su criteri scientifici e anche di bioetica, perché guardate, mai come stavolta, io ho visto, perché ogni tanto partecipo alle riunioni dell'Accademia delle Scienze tedesca, si chiama Leopoldina, e sono un lettore della loro società di virologia, quindi ho tutte le loro carte, mai come stavolta in un'analisi che è stata ben pubblicata, diciamo, sia le esigenze etiche, che sono quelle di giustizia, di non discriminare gli altri, che sono quella di responsabilità, che magari ci compete rispetto ai vecchi che non possono decidere o ai giovinetti, e il principio di beneficenza, facciano sì, assieme alla valutazione scientifica, che ci fa dire anche, visto l'effectiveness, non avremo tutti disponibili chi dobbiamo proteggere, i più gracili, i più anziani, oltre a coloro che sono in prima linea, i medici. Quindi io credo che queste linee verranno seguite, ecco. Quindi magari dipenderà dalla disponibilità, ma non credo che ci muoviamo da quanto sia già stato scelto a livello centrale, non solo europeo, non solo americano, ma anche nazionale, e quindi le regioni mi pare che stanno seguendo. Mi fregate due domande, ma passo la parola, posso farla velocemente? Ciao. Facciamo un altro giro. Plasma immune, professore, scusi, plasma immune, e poi l'altra cosa che le chiedo è se come può incidere la variante del virus sudafricana, se è vero che può essere resistente al vaccino. Queste due cose da chiederle. Allora, quando parliamo di varianti, dovremmo dire, ecco, adesso si parla di variante inglese, sudafricana, ma il virus è uno, è cinese. Guardate che, io lo dico, sembra che non sia politically correct dire che il virus è cinese. Il virus è cinese, ce l'hanno detto loro che è cinese. Allora, cosa succede? È già passato un anno, più aggiungete almeno 4 o 5 mesi in cui non ci hanno detto che il virus circolava da uomo a uomo, i cinesi. E l'OMS non è riuscita in 3 commissioni che ha mandato a Wuhan a venire a casa con uno straccio di prova, né di sequenza, né di campione biologico, né di dati. Comunque, le varianti sono una logica evento di qualsiasi virus, sia DNA che RNA, ma in particolare RNA, che si diffonda, e che più un virus replica e più muta. L'RNA, forse ve l'ho detto l'altra volta, questo coronavirus, diversamente da HIV, da epatite C, da influenza virus, ha un enzima che corregge gli errori, quindi muta meno degli altri. Una mutazione per genoma al mese, che è molto poco rispetto agli altri RNA, però muta. E quindi abbiamo visto che rispetto a Wuhan abbiamo almeno 30 lignaggi. Cosa sono i lignaggi? Sono un raggruppamento di virus che dal punto di vista filogenetico sono distinti tra di loro, perché hanno un progenitore comune, quindi ne avremo almeno 30 di lignaggi. Pensate che in Sudafrica ce ne sono 25. Okay? Quindi questo qua di cui parliamo, inglese B117 o quello sudafricano V2, non sono altro che varianti che sono naturalmente in corso e che circolavano, quella inglese nel Kent già a settembre, che non sono associate con maggior virulenza del virus, quindi
con malattie più gravi o con aumento della letalità, assolutamente no, ma si sono viste che stanno sostituendo diciamo il virus che circolava prima, quindi stanno diventando quella prevalente. Addirittura gli epidemiologi hanno fatto un calcolo che questa abbia un 40% in più di contagiosità. Allora, si sono sequenziate queste varianti, in Italia sequenziamo poco, ne abbiamo depositate circa neanche 1000, Regno Unito 65.000, 50.000 negli Stati Uniti, sto proponendo, l'ho già proposto in AIFA, ma adesso che ci sia anche da noi un consorzio di gente che sequenza. Noi abbiamo molto efficiente lo zoo profilattico, ne ho parlato con la direttrice, e quindi adesso creiamo un network e proponiamo un progetto di ricerca ad hoc, che questo è un servizio essenziale, ma non basta dire che è mutato, bisogna dire questo mutato è veramente più contagioso. Guardate che i dati che sono stati pubblicati non su riviste scientifiche ma su network, e adesso lo saranno ovviamente perché sono molti, sono preprint, non hanno dietro una virologia. Che cosa vuol dire una virologia? Un fenotipo, una biologia. Cioè non si sono caratterizzati perché questi virus sono più contagiosi. Sì, c'è un'interpretazione, ve la dico subito. Allora, la variante inglese ha almeno 20 mutazioni su tutto il genoma rispetto al prototipo di Wuhan e a quello che circolava poi dopo Wuhan. E ne ha ben 8 sul gene S, che è il bersaglio degli anticorpi che vengono prodotti dal vaccino, indotti dal vaccino. Ecco, di queste, oltre alla 614, che è la modificazione, c'è stata un acido aspartico, è stato scambiato una glicina al posto di un aspartico, ha nella posizione 501 una tirosina al posto di una asparagina. Adesso non so, non sto entrando nel tecnico, allora tolgo il tecnico, dico che ha ben 8 mutazioni, ma ne sono due importanti. Una sul sito che lega il recettore, si chiama 501, che prima non si conosceva, che però è anche una variante sudafricana. C'è anche la vecchia 614, per cui invece ci sono studi di virologia, perché questa circola è quella che circola in tutto il mondo, perché sono più contagiosi. Sembra, appunto, dagli studi precedenti, perché si espongono meglio la proteina e legano meglio il recettore. Tutto qua. Ecco, la variante inglese poi ne ha un'altra mutazione, 681 adesso, che facilita la fusione. Quindi un virus per entrare in una cellula deve fare due processi: prima riconoscere il recettore, attaccarsi alla cellula, e dopo però per penetrare come fa? Questi sono virus che hanno un involucro che li riveste come le nostre membrane, quindi due involucri si incontrano, il virus deve avere una funzione che è quella di fusione, deve fondere la sua membrana con quella delle membrane cellulari. Ecco, questa seconda mutazione sembra favorire la fusione. Non sto a spiegarvi tanto il dettaglio. Che cos'ha in più la variante sudafricana? Ha, sempre vicino al sito di attacco, un'altra mutazione che non c'è in quella inglese. Sapete che Sudafrica è la regione dell'Africa che ha più casi di tutti, è quella che ha anche una letalità significativa. Ecco, allora, mentre siamo certi che i vaccini e che i sieri dei vaccini, e anche qui ci sono pubblicazioni che vengono preprint, cioè vengono inviate su un registro, tutti le possono guardare, e però non sono accettate, non sono scienza, saranno accettate quando ci sia il vaglio di revisori che le valutano, però questi sono accessibili. E allora, su questi lavori, quello che sembra è che mentre gli anticorpi, e l'Università di Galveston nel Texas lo ha fatto, e poi lo hanno fatto sia Moderna che Pfizer, hanno preso gli anticorpi, i sieri dei vaccinati, e vedono che neutralizzano le varianti. Quindi le varianti sono neutralizzate dagli anticorpi. Perché sono neutralizzate? Perché loro solo... Questa è una molecola molto grande, quindi ha 1850 aminoacidi, quindi molto lunga,
e la porzione che lega il recettore è molto piccola, quindi è una regione di 20 aminoacidi. Quindi immaginate, quando si inducono anticorpi, sono contro tutti gli epitopi della proteina, varie regioni. Ecco perché sono ancora efficaci i vaccini. Quindi non basta una singola mutazione, come è vero anche per l'influenza. Ecco, allora, non abbiamo dati sulla variante sudafricana. Se dovessi dirvelo, ecco, sentendo proprio ieri AstraZeneca, mi hanno detto che effettivamente loro l'hanno provato in una ventina di soggetti e sembra che ci vogliano, insomma, titoli più elevati per neutralizzarla. Comunque anche questa dovrebbe essere neutralizzata. Ecco quello. Quindi, varianti ne avremo. Come si formano le varianti? Più un virus replica, più fa errori e più muta, anche se ha l'enzima che li può reggere. Questo dove avviene? In tutto il mondo. Ma dove può avvenire di più? Avete presente quei soggetti che hanno sempre positivo al test molecolare? Vabbè, quelli sappiamo che sono falsi positivi dopo 32 cicli di amplificazione. Lo sa benissimo anche il presidente Zaia, che ve lo spiega. Però ci sono dei casi in cui il virus persiste. Chi sono? Gli immunodepressi. E dove il virus persiste, replica di più e muta di più. Quindi questa è un'interpretazione. Cosa può succedere? Può succedere che se noi arriviamo con una pressione selettiva sul virus, qual è la pressione selettiva? Beh, soggetti immunodepressi vengono trattati con trasfusioni di sangue o con anticorpi monoclonali e questi possono selezionare le varianti. Quindi, così pure come persone vaccinate hanno gli anticorpi, possono selezionare le varianti. Quindi è un fenomeno ineludibile. Però una cosa è certa, che un vaccino come quello mRNA, che si fa con biologia sintetica, con sintesi di questi mattoncini, che sono i ribonucleotidi, no? E lo si è fatto, perché Moderna lo ha fatto in 10 giorni dalla pubblicazione della sequenza. Tutto il resto è il tempo regolatorio che si è dovuto per validare gli studi, per fare gli studi, per almeno vaccinare 40.000 persone, prima in fase 1 per vedere la dose efficace che induceva gli anticorpi, poi se c'erano effetti tossici, poi l'efficacia vera e propria. Ecco, beh, è già passato agli enti regolatori. Quindi la tecnologia oggi è tale. In una settimana o due potremo allestire un nuovo vaccino. Quindi quello che dico è: fidatevi della scienza, fidatevi della virologia, perché il fatto che siano arrivati questi due vaccini, che siano efficaci nel 95%, che gli anticorpi che vengono indotti dalla vaccinazione ci proteggono dalle varianti, ma che nel caso insorgesse un'altra variante saremmo in grado di avere un vaccino a disposizione. Ecco, quindi questo è quanto è bene sappiate. Per quanto riguarda noi, ecco, penso che oltre alla sorveglianza virologica, che è importante, e sono a Roma anche per questo, quindi dovremo continuare a monitorare quello che avviene nel virus, ma anche nel nostro sistema immunitario, cioè valutare, e il Veneto ha appena iniziato una sperimentazione di vedere qual è la situazione basale pre-vaccinazione, e poi partirà con il dopo. Quindi volevamo fare una sorpresa un altro giorno. Ah, beh, basta, scusate. Posso chiedere una roba sulla scuola, per favore? Ecco, allora, venendo qua ho letto un lavoro preprint, uno di quelli che è messo in un registro, che sembra dire che effettivamente, ma non impatta molto l'apertura delle scuole. Allora vi dico, come sempre, gli studi clinici, anche epidemiologici, non sono... La medicina non è una scienza esatta come la chimica o la fisica, quindi uno studio per che dimostri l'impatto, non so, di un'infezione sull'uomo o di un farmaco o di un vaccino richiedono sempre tempi molto lunghi. Avete visto con i farmaci l'idrossiclorochina, il farmaco funzionava, non funzionava, addirittura il Remdesivir. L'OMS ha supportato lo studio Solidarity, che va contro lo studio dell'NIH, che era in doppio cieco, mentre quello finanziato dall'OMS è uno studio aperto. Quindi la verità, ecco, nella medicina si raggiunge dopo 3-4 anni, la cosiddetta
medicina basata sull'evidenza, direi sulla prova, e si raggiunge dopo un po', ecco, perché noi siamo diversi uno dall'altro. Quindi, ecco, quello che volevo dire, insomma, che mi ha chiesto il governatore, cosa potremmo dire sulla, riprendo il filo, sulla scuola. La scuola, io ho letto almeno 5 lavori, sono 2 inglesi, uno di Reggio Emilia, uno di Torino, e quelli 2 inglesi sono interessanti, un lavoro l'ho pubblicato anch'io, ma questi 5 che vi riferisco sono andati a studiare la coorte dai 12 ai 21 anni e l'hanno comparata con il resto della popolazione e hanno visto che in questa c'era un'incidenza maggiore. Allora adesso uscirà, c'è anche un lavoro che dice che non è vero, però il dato certo, ecco, è che l'apertura delle scuole non vuol dire tanto esporre gli studenti al rischio, vuol dire mettere in circolazione da 8 a 10 milioni di persone con mezzi pubblici e l'attività che si fa pre e post scuola. Quindi è come dire, è, diciamo, si smette un lockdown praticamente, perché quando abbiamo fatto il lockdown c'erano anche le scuole. E se vi ricordate, dopo 15 giorni si era raggiunto il picco è cominciato a scendere. Quello che io ho scritto nel mio lavoro era che con l'apertura delle scuole, che è cominciata il 14 settembre in 15 regioni e il 24 nelle altre 5 regioni e province autonome, ha coinciso con al primo di ottobre con un incremento esponenziale dei casi. Esponenziale. Quindi, ecco, è un fattore che va considerato. Allora, ma il fattore vero da considerare, ecco, oltre agli altri lavori, ma vi ho detto quella che è l'efficacia dei lavori, quindi magari lo scopriremo bene, perché bisognerà fare degli studi approfonditi, magari su coorte selezionate di studenti per età e per ambiente. E quindi, ecco, questi non sono ancora approfonditi, però, ecco, se dovete, quello che è un approccio di tipo cautelativo e di prudenza, impone, perché anche negli Stati Uniti hanno fatto così, impone, e in altre regioni, guardate, perché la Germania ha deciso, perché il Regno Unito, perché la Francia. Allora, non siamo solo noi. Quindi, ovviamente, questa osservazione non è sfuggita. Quindi, se anche la medicina basata sulle prove la avremo magari tra un paio d'anni o ancora degli altri studi, però oggi cosa ci dice la ragionevolezza e il buonsenso? Di essere prudenti, ok? Bene, a questo punto io avevo in nota Nicolussi, poi Marchiori, poi Tosatto, poi Moscati, poi Prigioni, poi lei e poi. Allora, professore, sarò rapida. Le porgo 2 domande che si stanno ponendo anche tante. Io devo essere altrettanto rapido. Sì, grazie, perché come vede è molto pubblico. Allora, 2 domande che sono molto diffuse tra le persone, e cioè, che differenza fa tra gli anticorpi monoclonali e il vaccino? E la seconda, visto che ci sono diversi tipi di vaccini e uno non può scegliere, possiamo spiegare alla gente che differenza c'è tra Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, che almeno sono i primi 3? Grazie. Cerco di essere lapidario. Gli anticorpi monoclonali sono terapia, anche se sono anticorpi, che è la stessa arma che viene usata dai vaccini. I vaccini inducono gli anticorpi, ma prevengono la malattia, e io direi anche l'infezione, perché i vaccini che conosciamo, i più efficaci, prevengono tutti l'infezione. Cito il morbillo, per esempio, la rosolia, la parotite. E guarda caso hanno l'efficacia che hanno questi 2 vaccini qua. Quindi, monoclonali sono terapia e i vaccini sono infezione. Vanno dati però, quindi, essendo degli antivirali, un concetto generalissimo, gli antivirali sono efficaci, ecco perché certi studi non dicono ancora la verità, ma la capiremo più avanti, se dati entro le prime ore dall'esordio dei sintomi, perché poi un antivirale non è più efficace. Questo vale per l'influenza, per l'epatite B, per l'epatite C, per l'herpes simplex, per il citomegalo, per tutti i virus. Quindi vanno somministrati presto. E vi do una notizia che do al Presidente, a cui l'avevo già comunicata, che ieri in Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ho fatto approvare l'uso, una ricerca con i monoclonali,
il Ministro stamattina l'ha autorizzata, quindi la trovate nel sito dell'AIFA. Quindi anche l'Italia, come la Germania, come altre regioni europee, sapete che l'EMA non li ha autorizzati, li ha autorizzati gli Stati Uniti, l'FDA, l'Italia partirà con un progetto di ricerca, confronteremo Lilly e Regeneron, che sono Regeneron quello che ha trattato Trump e Lilly quello che è in circolazione, i due anticorpi monoclonali, e questi saranno una risorsa anche per quello che ho visto il Veneto sta proponendo in maniera molto giusta, che di curare i pazienti a casa. Perché se noi li curiamo a casa non intasiamo i pronti soccorsi. Arrivo alla seconda domanda, la differenza tra c'è i vaccini... Anche Verona in questo progetto. Prego? C'è anche Verona in questo progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali? No, è aperto, ha una settimana di tempo per applicare, tutti possono applicare. Cioè, il Veneto c'è sicuramente. Questo è importante. Ecco, ma quindi il Veneto ci deve essere. Questo è sempre logico. E questo è stato uno sforzo anche Veneto, se posso dirlo. Allora... Le differenze sono le piattaforme tecnologiche. Noi parliamo Moderna, Pfizer, CureVac, sono RNA messaggero. Cos'è l'RNA messaggero? Una molecola informativa che ha una emivita molto breve. Moderna ci lavora da 10 anni. Cos'è AstraZeneca? AstraZeneca è lo stesso vettore che è stato usato per il vaccino di Ebola. Si prende un virus innocuo di solito, ma lo si rende ancora più innocuo con manipolazioni genetiche, quindi lo si depotenzia. Perché un virus? Perché i virus sono il miglior sistema di trasferire l'informazione genetica, perché sono evoluti con l'uomo in milioni di anni, sono parassiti obbligati, hanno la necessità di trasferire quale informazione? La loro prima di tutto, no? Che è quella di replicarsi. E quindi se io gli metto dentro un pozzettino di un gene, che è quello della proteina S, è il miglior sistema, veicolo, per trasferimento di geni e quindi per l'espressione. Quindi sono vaccini basati su vettori virali, quindi vedete la virologia cosa fa, si adatta a fare appunto questi vaccini. Poi ce ne sono altri più classici. Ma restiamo su questi, professore, perché volevamo capire... Basta questo. Sì. Allora... Perché quindi sono più efficaci quelli di Pfizer? Sappiate che mentre nei vaccini di Pfizer abbiamo già un'esperienza, perché è stata provata in altre tipo di vaccinazioni, l'ultima dove è andato lo stesso vettore, che è l'adenovirus del raffreddore dello scimpanzé, modificato per non essere replicante, cioè fa solo un ciclo di replicazione, entra, infetta la cellula e fa trascrivere l'RNA. Ok? Quindi questo è già stato usato come vaccino di Ebola, e vi ricordo che il percorso allora fu un percorso accelerato, ma non così accelerato. Questo è durato 10 mesi, quello durò poco meno di 2 anni, ma mai si era arrivati a 2 anni, perché un vaccino come i farmaci di solito si mette dai 5 ai 10 anni per essere approvato. Questa volta ci sono rolling review e interim analysis e si sono raggruppati tutti i soggetti. Quindi su AstraZeneca abbiamo già un'esperienza sull'uomo, dove? In Africa occidentale e nella Repubblica Democratica del Congo. Sono stati vaccinati con efficacia. Grazie. Marchiori, poi Tosatto. Sì, buongiorno professore. Allora, riallacciandomi a quanto detto con la collega, i dubbi dei telespettatori, che ovviamente non masticano di materia come nemmeno io mastico, ma sono: perché un vaccino piuttosto di un altro, cosa cambia? A parte la questione tecnica, la conservazione, quello che sappiamo, ma è possibile riuscire a spiegarlo in maniera semplice, in modo da farlo capire e eventualmente anche andare a dare un'assicurazione in più e togliere eventuali timori di chi ci ascolta? Io lo spiego, ma i telespettatori, ecco, bisogna che capiscano che qua è l'emergenza, è l'urgenza che dice quale vaccino. Uno, quello che viene prima. Due, quello che è disponibile, capite? E tre, ovviamente, poi ci sono dei comitati che valutano ovviamente l'assegnazione delle priorità. Ecco, questo quindi non è che il soggetto può dire io mi scelgo questo, mi scelgo quell'altro. Anch'io avrei una preferenza e ovviamente non ve la dico, ma non si può fare. Quindi
ricordiamoci che questa è un'emergenza che per la prima volta nella storia della medicina si è arrivata con questi tempi, e si è arrivato perché? Per far fronte. Ecco, poi un'altra domanda. L'infettivologo Galli ha rilasciato in un'intervista una dichiarazione in cui ha detto: stanno vaccinando chi è già guarito dal virus, sono fuori di me. Precisamente ha scritto: più di 2 milioni sono in Italia guariti dal Covid, che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene l'immediata necessità e la sicurezza del vaccino nel loro caso. Nei guariti non va quindi praticato, almeno fino a che non ne sapremo di più. Ecco, mi dà lo spunto per dire due cose. Uno, sicuramente non sono in priorità, però bisognerebbe che ci fosse un test serologico che accerta, ed oggi abbiamo la possibilità di test serologici, tipo quelli che lo dirà il Presidente, che sono assimilabili a un test di neutralizzazione vera e propria, che si fa in laboratorio, che ci si mette 4-5 giorni, in laboratorio BSL3, che si fa a Padova, nel laboratorio che ho attivato io ancora più di 20 anni fa. C'è un dato interessante invece in merito. Una delle preoccupazioni, sono io che vi faccio la domanda, ma se io ho già avuto l'infezione, oppure se mi vaccino prima e poi ho l'infezione, non è che avrò una malattia più grave se la prendo? Si chiama enhancement, aumento dei sintomi, che di solito è dovuto, si chiama antibody mediated enhancement, AME, è dovuto, e si era visto col vaccino della dengue. Sapete cos'è la dengue? È un flavivirus che ha la potenzialità di infettare almeno 4 miliardi di persone, equatoriale, ogni anno sono un 50 milioni di persone infettate, 500.000 vanno in ospedale, 50.000 muoiono. Sanofi Pasteur aveva fatto un vaccino che ha ritirato. Perché? Perché di dengue ce ne sono vari serotipi. E quando si vaccinava con alcuni, poi uno si infettava con un altro e aggravava la malattia. Allora si era detto anche questo, e non so se paventasse questo Galli. C'è questo rischio. Ecco, vi posso garantire che questo si era visto in modello sperimentale nei macachi infettati col virus della MERS e con il vaccino in alcuni casi. Ecco, il dato interessante è che anche qui abbiamo visto centinaia nei vari studi clinici con tutti e tre i vaccini di cui stiamo parlando, che si sono, o che erano infettati prima che hanno fatto il vaccino, nessuno ha avuto un peggioramento. Quindi non c'è rischio. Ecco, quindi l'antibody dependent enhancement in questo caso, almeno nei dati studiati finora, non si è verificato. Quindi cosa può succedere? Beh, che se ho avuto già e sono guarito, mi do un altro boost, un altro stimolo ulteriore e aumento la mia risposta immunitaria. E se ce l'ho in corso non lo so? Prego? Se ce l'ho in corso e non lo so? Ma credo lo stesso, se ce l'ho in corso non lo so, può succedere di tutto, io ce l'ho, io ho appena fatto il tampone adesso, l'avevo fatto 6 giorni fa. Sì, apparentemente dicono non ce l'ho, potrei averlo, perché metta che l'abbia preso, è una finestra di 1-2 giorni, sono in quella finestra, ce l'ho, io non mi preoccuperei affatto. Ecco. Ok, un'ultima domanda che riguarda un caso particolare, una nostra telespettatrice di 74 anni con herpes zostere porpora, chiede se può farsi il vaccino perché ha avuto due opinioni contrastanti da parte di due medici, uno ha detto di sì e uno ha detto di no. Allora, il buonsenso medico e la vecchia pratica clinica direbbe che se io ho un'infezione in corso, se ho la febbre, non mi vaccino, ma questo lo trovate anche nelle linee guida. Se ho avuto un herpes zoster, intanto oggi c'è un vaccino efficacissimo contro lo zoster, che dovrà arrivare anche in Italia, che io mi sono vaccinato, si chiama Shingrix, è un vaccino ricombinante fatto con una proteina ricombinante, ecco quello che fa la GSK Sanofi, con la glicoproteina, è efficacissimo, 90%. Se questa ha delle recidive, ma lo zoster recidiva 1-2 volte, non è che recidiva sempre, quindi se è lontana non c'è nessun problema. Grazie mille. Tosatto, poi Moscati, poi Prigioni, poi Pederiva, poi...
Ecco, lei doveva farmi una domanda che io posposto perché mi ha chiesto martedì. Sono andata via. Allora, aveva lasciato si era prenotata, ma vediamo se riusciamo a cavare un ragno dal buco sul fronte dell'approvvigionamento e della distribuzione. Allora, ieri ho sentito due valutazioni su due versanti che mi sembrano abbastanza importanti. Un fisico medico, Paolo Giordano, afferma: secondo il cronoprogramma indicato da Arcuri, per rispettarlo, cioè per arrivare entro settembre alla copertura completa della popolazione, dovremmo praticare circa 390.000 al giorno. Iniezioni al giorno. Siamo a 60.000. Dice: di questo passo ritengo improbabile centrare il traguardo. Dall'altra parte, una sua vecchia conoscenza, il professor Andrea Crisanti, dice: mai si è visto praticare una vaccinazione di massa nel mezzo di un contagio galoppante. O blocchiamo la trasmissione, o almeno la freniamo in modo significativo, oppure l'R.T. aumenterà l'esigenza di copertura, ci vorrà un'immunità di gregge. L'immunità di gregge sarà consentita solo con una copertura al 90-95%, e a quel punto bisognerà rendere obbligatorio il vaccino. Riassumo e ricapitolo in due parole. Crisanti è sempre un po' confuso, ma anche lei mi sta... Anch'io ho dato il mio contributo, però, insomma, per... No, comunque, battute a parte. Lei ha compreso perfettamente. Allora, cerco di essere sintetico. Allora, alla prima domanda. Sì, è vero, anche l'OMS dice che di questo passo probabilmente si arriva... abbiamo che passi tutto un anno per arrivare al 60-65% della popolazione della copertura. Io credo che noi potremmo arrivare con questo ritmo, vaccinando 12 ore, il sabato e la domenica, a 150.000 vaccinazioni al giorno, ma si può anche crescere di più. E vi ricordo che anche ieri, l'altro ieri, anche il Ministro ha fatto un accordo con i farmacisti, ma soprattutto, ecco, io direi che sono i medici, in medicina generale sono 40.000 in Italia, che dovrebbero intervenire, e se fosse necessario anche gli specializzandi. Importanti le farmacie, ma le farmacie sono importantissime per la diagnosi, soprattutto adesso che abbiamo i tamponi rapidi collegati con un sistema informatico, quello è fondamentale, perché la diagnosi anche per la terapia, quella a cui accennavo, entro le 72 ore, serve la diagnosi rapida. Quindi potremmo incrementare. Ecco, il vero problema è, lei ha posto giustamente la questione, uno è l'approvvigionamento, il procurement, l'altro è il supply, che sono le forniture. Quindi le forniture, io vi ho già descritto, sono arrivate a 220 milioni, nel senso che è riuscita la Merkel, ha dato un nuovo stabilimento a Marburg alla Pfizer, quindi la Pfizer aumenterà le sue dosaggi. Posso dire, anche lo dico, perché che, conoscendo il vicepresidente di Moderna, anche il nostro ministro, ho messo in contatto, Moderna ci darà altri milioni di dosi, ma non lo può dare adesso perché è una biotech e quindi ha dei limiti della produzione. Ecco, quindi, come avrete capito tutti, è AstraZeneca l'unico che può arrivare rapidissimamente e può cambiare le cose. Ecco. Poi le altre sono questioni organizzative. Io penso che se i farmacisti vaccinano nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia fanno anche tutta la diagnostica per vecchia tradizione, io penso che siamo in grado di organizzarsi. Il Veneto molto meglio di altre regioni, perché ha i centri di vaccinazione, e il Veneto è la prima regione che ha aderito a quella proposta, non mi ricordo se siamo nel 2002, dell'Europa, dell'obbligo vaccinale. Perché? Perché era quella che vaccinava di più, e poi perché era l'unica che aveva il registro vaccinale. Poi ci sono arrivate gli altri, guardate che ci sono ancora il 40% delle regioni, soprattutto il centro-sud, che non hanno un registro vaccinale, segnano. Quindi, voglio dire, questo è un problema generale. Il Veneto credo che non avrebbe nessuno di questi problemi.
L'unica cosa qua è il supply adesso. Quindi torniamo alla seconda domanda invece. Mi perdoni, no, restiamo un secondo sulla prima. Cercavo di essere Dunque, il traguardo indicato da Arcuri entro settembre è reale? No, le chiedo. Mi vuol far dire una che profezia. È un po' ottimistico? No, guardi, non voglio. Però credo che lei non possa indovinare il futuro, immaginare quello che succede, ci sono delle varianti, le abbiamo detto, ma è un traguardo realistico oppure oggettivamente dobbiamo spostarlo un po' più in là? Io devo restare su quello che dice il Ministro. Il Ministro adesso si è accaparrato al momento 220 milioni di dosi. Dopo, non sta a me entrare in questo merito, ma certo si è reso ben conto che lui, diciamo, Speranza con Spam va molto d'accordo, ma ecco, anche le aziende produttrici ovviamente hanno l'interlocutore, sapete, nell'EMA. Nell'EMA ci sono 7 referenti, che sono, c'è anche un italiano, per fare in modo che tutti abbiano quello che è giusto in base alla popolazione. Noi abbiamo il 13,45% e top. Però se l'esigenza, visto che la Germania va per i fatti suoi, che ci sono già accordi multilaterali tra Francia, Germania, Italia, Spagna, si valuterà, non compete a me, se c'è il caso di fare come ha fatto Israele e come fa la Germania, di accedere in maniera multiunilaterale a più dosi. Ecco, ma quindi bisognerà fare il possibile per arrivare quanto prima. La seconda domanda, le dicevo, sì, non ho capito dove vada bene a barare, quindi voleva forse dire che adesso bisogna fare il lockdown perché adesso dobbiamo bloccare tutto, ma è quello che si sta facendo. Mi pare che il Veneto, pur avendo i numeri, ha voluto diventare, non voglio prendere il tuo lavoro, Presidente, ha voluto diventare, quindi questa vuol dire cautela, vuol dire responsabilità. Che cos'è questo se non responsabilità? Poi, ecco, il 95% non so cosa volesse dire, della popolazione vaccinata, non possiamo vaccinare perché siamo dentro la pandemia, no, ma perché? E chi lo dice? Anzi, questo ci dovrebbe spingere di più, insomma, io non trovo razionale. Ecco, come, se mi permetta, ma visto che mi vuol tirare, avete citato Galli e Crisanti, e mi pare che sono i due che come Doge pretendessero di sostituirsi all'EMA, all'FDA, cioè sono loro che valutano la trasparenza dei dati? Punto di domanda? Chi è che la valuta? O non sono centinaia di scienziati terzi che svolgono questo ruolo? Non sono le riviste scientifiche che ci hanno già detto tutto? Ecco, allora, o crediamo la scienza o non ci crediamo. Adesso, scusate, sono io provocativo. Avete visto sul British Medical Journal Doge che dice che l'efficacia è del 29%? Ma, signori, su cosa si basa? Si basa sul fatto, io ho riletto tutti gli studi con attenzione, ma allora la protezione è sul Covid, cioè sui sintomi, ma ognuno di quei soggetti poi era tamponato, quindi la diagnosi, Doge dice, ma hanno scartato oltre 3.000 soggetti, soprattutto questo è riferito a Pfizer, perché sapete che anche dopo la prima inoculazione si può avere un sintomo come febbricola, mal di testa, e quella è stata evitata. Ma erano tutti soggetti seronegativi alla base e negativi dal punto di vista virologico prima, quindi era giusto eliminarle. Ma insomma, ecco, quindi sono stati ampiamente vagliati. Quindi io dico, proprio in una pandemia che ci si deve avvantaggiare. Quando ci vacciniamo dopo? Aspettiamo che passi? Ha da passare la nottata? O facciamo allora come gli inglesi? Mettiamo dentro i vecchietti e chiudiamo tutto. E allora ci sono tre cose importanti. Uno, il diritto alla salute, che è sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Io direi che le altre cose sullo stesso piano o su un piano sono salute, lavoro, economia, perché e cultura e scuola. Ecco che noi siamo. Quindi bisogna anche trovare un raccordo tra tutto ciò. Quindi un lockdown, io credo che se vogliamo fare un lockdown completo fino che passa questa pandemia, io credo che non possiamo permettercelo, ma non spetta a me dirlo, ma vi ricordo anche che io non ho conoscenza di nessuna pandemia nella storia dell'umanità che sia durata più di 2 anni. Dalla peste del 1348, quando è arrivata dalla Turchia, con le navi a Venezia,
dal vaiolo, sono tutte, o da quelle pandemie influenzali, sono tutte durate, perché non è mica che siano sparite, ricircolavano, eccetera, eccetera. Ma possiamo confidare che i due anni partano a ritroso dai 4 mesi che ci sono stati nascosti, tanto per fare i conti con l'oste? Insomma, io le dico la storia di coronavirus. Ne abbiamo 4 che danno il raffreddore. Sappiamo che uno è entrato 1000 anni fa, un altro 100, altri 10 anni fa. E circolano tra di noi, continuano a circolare. Io credo che questo dovrebbe essere il destino di un virus con queste caratteristiche. Ecco. Però, siccome è un virus che ci sta colpendo gravemente, perché ci sta bloccando nelle attività, oltre che nella salute, non possiamo dire certo perché muoiono i più anziani che dobbiamo non preoccuparci, no? Allora è chiaro che dobbiamo mettere in atto tutto adesso e subito. E se Tosato ha terminato, passerei a Moscati, poi a Prigioni e a Pretolani. Sì, a Milva avevi domande? No. Dopo. Sì, buongiorno professore. Una era proprio questa che volevo capire, visto che lei aveva già detto, durano 2 anni e da quando partiamo? Ma comunque, lo dico in termini generali, ecco, ovviamente. Appunto. Lo dico rifacendomi alla storia. Sì. Vabbè, le malattie infettive. Al di là di questo, io volevo chiedere, prima lei ha passato un attimo, nessuno si chiede cosa sta a riguardo i vaccini, cosa sta facendo la Cina, cosa sta facendo il Giappone, eccetera. Noi abbiamo un sentore, abbiamo visto scomparire i cinesi per 4-5 mesi e a detta delle voci erano andati in Cina a vaccinarsi. È vera questa leggenda metropolitana oppure ci dica lei cosa sta succedendo nel resto del mondo? Allora, la prima parte, io ho detto che la storia è di 2 anni, però noi stiamo cambiando il mondo. Allora, è chiaro che io faccio dei raffronti quando l'umanità era di 1 miliardo, di 2 miliardi, di 3 miliardi o di 500 milioni. Oggi siamo quasi 8 miliardi. Non solo, ma di queste pandemie dovremmo trarre una lezione, perché a parte della storia che sia naturale o no, ma è sempre l'uomo che le produce, perché stiamo alterando l'ambiente. Guardi che non solo questi, ma i virus che abbiamo avuto, dengue, zika, che arrivano, West Nile, perché arrivano? Perché è alterato l'ambiente, la temperatura, abbiamo vettori artropodi, zanzare che prima non avevamo, quindi ecco, ecco perché dico e mi riservo sempre, c'è un punto di domanda, perché le condizioni cambiano, quindi qua siamo in tantissimi e la globalizzazione oggi è diffusa. Una volta la peste arrivava con una nave e poi arrivava in un porto, poi andava pian pianino all'altro. Quindi, torniamo poi ai cinesi. Allora, dei cinesi, adesso c'è anche uno dei... hanno 4 vaccini loro. 2 sono con vettori adenovirali umani di tipo 5, umano, non scimpanzé o non gorilla, e poi ne hanno 2 uccisi, interi, quindi come si faceva il vaccino una volta dai tempi di Pasteur, o addirittura ecco, come Hillman fino agli anni 70, cioè si prendeva il virus, lo si coltivava, lo si inattivava, oppure lo si rendeva virulento e poi si iniettava. Ecco, quindi ne hanno 2 di uccisi, uno con adiuvante e uno no. Uno si chiama Sinopharm, è l'azienda che lo produce, dell'Accademia di Pechino. Sono andati a chiedere anche agli italiani, loro intanto stanno vaccinando, nessuno si preoccupa o si domanda perché vaccino. Eppure fanno parte dell'umanità i vaccinati, o no? Gli africani chi sono? E arrivano qua poi anche. Quindi, se siano andati a vaccinarsi non lo so, però eccomi la leggenda metropolitana, anch'io posso dire come lei che loro si sono vaccinati. Infatti, quello che posso dirvi, perché la letteratura è su fase 2 dei vaccini cinesi, che avevano un'efficacia circa il 70% e che sembrava che nelle persone anziane fosse meno efficace, mentre questi, voglio dire Moderna, ma anche Pfizer, ma Moderna ha fatto un bello studio, sopra i 65 anni hanno più o meno la stessa efficacia. Quindi questo è un dato molto importante, perché se vi ricordate che anche il vaccino per il papilloma virus è più efficace nei giovinetti, che già da 12 a 18 anni c'è già una discreta differenza, quindi perché il nostro sistema immunitario, che poi siano andati là. Ecco, io del vaccino cinese dico, ma adesso hanno fatto domanda all'EMA,
Quindi vediamo quello che succede. Probabilmente hanno espanso, hanno messo una fabbrica in Marocco, un impianto di produzione in Marocco per far meglio. Non so se ne abbiano messo un altro in Sud America, non ricordo. Però lì no, voi non vi preoccupate. Perché non chiedete, ma questi vaccini sono sicuri? Cosa fanno? Perché mi vaccinerei? Ecco, un dato importante è che, siccome fanno parte della storia della vaccinologia e della virologia, ecco, sembra che un vaccino intero, quando induce l'immunità, me la induce contro tutto il virus. E soprattutto sembrava, dai dati che ho visto, in letteratura sempre pubblicati, che avesse un'ottima risposta cellulo-mediata, cioè quella risposta che subentra non tanto a impedire l'infezione, ma a eliminare prima il virus dall'organismo quando il virus si è riuscito a infettare. E Prigioni. Buongiorno professore, io tornerei sulle dichiarazioni di Andrea Crisanti, del professor Crisanti, che avrebbe dichiarato che non c'è certezza che il vaccino copra la variante inglese e tantomeno la variante brasiliana. E sudafricana. Poi, sudafricana. E poi volevo chiederle, l'anticorpo monoclonale può essere la terapia per il Covid, non solo nella fase iniziale, in futuro? Grazie. Allora, come le ho detto, i dati effettivamente non ci sono, ma io vi faccio osservare. Allora, cioè, non sono consistenti, nel senso che hanno preso una ventina, una trentina, una cinquantina di sieri, hanno visto che neutralizza anche la variante inglese. C'è un altro dato però che ci dice che nessuno dei vaccinati in Inghilterra si è infettato con la variante inglese, che è ormai dominante. E anche questo è un dato che ha la sua importanza. Come vi ho detto prima, se c'è casomai un dubbio è sulla variante sudafricana, perché ha la mutazione 484, proprio vicino al sito, oltre alla 501 e alla 614, quindi ha una mutazione in più. L'altra domanda è l'anticorpo monoclonale. Prego? L'anticorpo monoclonale. L'anticorpo monoclonale è ancora più selettivo, nel senso che oggi l'anticorpo monoclonale come si fa? Si fa anche questa, è bellissima perché io la insegnavo agli studenti e la facevamo anche nei laboratori, e questo penso dovrebbe far appassionare per la virologia. Allora, l'anticorpo monoclonale oggi lo si fa in due modi. Il modo, guarda caso, più vecchio è quello di screenare una libreria di batteriofagi che esprimono i geni delle immunoglobuline umane, porzione variabile, porzione costante, a singola catena, clonarli e farli esprimere, e poi fargli correre un antigene. Quando si trova quella specificità, la si amplifica e lo si produce. E si produce con i geni umani, perché una volta lo facevamo solo con i monoclonali di topo, che però venivano rigettati dal nostro organismo perché era come qualcosa di estraneo, no? Come un trapianto, come viene rigettato un trapianto allogenico. Quindi questo è addirittura eterologo, perché viene ossenogenico, perché è una specie diversa dal topo, no? Ecco, allora oggi abbiamo questa tecnologia. Ma un'altra tecnologia efficientissima è quella di prendere delle cellule B, dei linfociti B, quelli che producono le immunoglobuline, da soggetti che sono guariti dal Covid, clonarle a singola cellula, avere molti cloni di queste singole cellule, e quella che neutralizza meglio la si fa espandere. E quindi, ecco, il monoclonale che cos'ha? Siccome può essere con una specificità, con solo due catene invece che quattro, ma ha una specificità molto elevata. Vuol dire che se quel virus muta, quel monoclonale non è come la diversificazione della mia risposta immunitaria con tanti anticorpi che bloccano varie porzioni di quella proteina S, che come vi ho ricordato è lunga 1850 aminoacidi. Quindi il monoclonale ha questo problemino. Però i monoclonali si possono disegnare su siti specifici con questa tecnologia che vi ho detto, che viene a utilizzare un po' i virus batterici, un po' le Escherichia coli per farli crescere e poi selezionarli, oppure addirittura clonare i geni da un linfocita B e farli riprodurre. Ecco, il problema dei monoclonali è questo. Però, guardate,
e questo ve lo dico perché parlo costantemente con colleghi che lavorano negli Stati Uniti, perché l'FDA li ha autorizzati subito? Perché si sono accorti dell'efficacia, era una fase 2. Ma guardate che negli Stati Uniti adesso vanno, si potrebbero fare a casa ma non si può, perché è un'infusione di circa 20 minuti e poi bisogna attendere un'ora per vedere se c'è una reazione. Ma lo si fa, no, occorre andare, non si ricoverano questi soggetti. Quindi l'end point, cioè l'obiettivo primario, è guardare tassi di ospedalizzazione ridotti del 90%. E allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che adesso si possono produrre, ne sta producendo anche l'AstraZeneca, ce ne sono 6 aziende che li producono. Quindi vi ho detto Regeneron, vi ho detto Lilly, c'è AstraZeneca, c'è Imperial College, c'è una sudcoreana e una cinese. Ci sono sempre i cinesi, eh? Quindi però i loro studi noi non li consideriamo perché li fanno alla cinese, no? Quindi non secondo le regole che noi ci siamo dati. Ecco, quindi questo può essere l'unico. Ma adesso usciranno, stanno uscendo quelli per via intramuscolo. Quindi si possono concentrare e invece di fare un'infusione che dura 20 minuti e che può avere reattività, mi inoculo una quantità piccolissima in intramuscolo. Vuol dire che può venire il medico della comunità, il medico di medicina generale, della comunità territoriale, territorio USCA, a farvela a casa un domani. Questo è l'importanza. Quindi, monoclonale, terapia, il vaccino e prevenzione. Grazie. Pretolani e poi Andreolli, poi il professore si dovrà rassegnare a fare un po' di interviste successive. Purtroppo. Prego. Pretolani, Telenuovo, buongiorno professore. Volevo chiederle cosa ne pensa a proposito di vaccini di quegli operatori sanitari che rifiutano, non vogliono vaccinarsi. E poi in parte ha già risposto prima dicendo che non conosce di pandemie durate più di 2 anni. Volevo chiederle anche, secondo lei, il suo parere, quando ne usciremo in generale. Questo è proprio un parere più che... Allora, operatori sanitari, ecco, io dico che soprattutto in un momento come questo chi si occupa di sanità dovrebbe avere non solo quel diritto che gli è garantito dalla Costituzione, ma il dovere di pensare agli altri. Vabbè, l'ha detto anche il Papa, quindi prendetelo, ma insomma io lo dicevo agli studenti, deve avere il dovere di vaccinarsi, perché è un esempio, tra l'altro. E poi un operatore sanitario che non si vaccina, se vogliamo diciamolo fino in fondo, purtroppo è un vecchio vizio, perché se la vaccinazione è anti-influenzale, chi la fa meno di tutti sono i medici e gli infermieri. E quando la copertura era del 50-55%, era la metà di questo. Quindi dovrebbero sentire, ma quello che ho visto i dati, ma soprattutto del Veneto, non mi pare che ci sia questo, oltre il 90% di adesioni subito. Quindi ecco, questo dico. Poi, la seconda domanda, esatto. Io direi, allora, la domanda, ecco, io risponderei, so di non sapere, no? Come diceva, et si degno rizzo, diceva Socrate, no? Dunque non so. Era l'uomo più intelligente perché l'oracolo di Delfi diceva, è il più saggio della grecità, proprio perché sapeva di non sapere. Vi ho detto, le variabili sono cambiate. Allora, questo virus, sia naturale o meno, poco importa, però ha avuto un impatto fondamentale in una società globalizzata, è andato in tutto il mondo, continua a essere là, non si ferma ancora, quando riusciamo? Io dico che una qualche idea ce la potremmo fare verso il periodo primaverile, aprile-maggio, perché se vi ricordate, anche nella prima fase, questo è avvenuto, perché avviene, perché l'attività all'aria aperta, il virus si diffonde meno, radiazione ultravioletta, la luce è dalle 5 di mattina fino alle 10 di sera, condizioni atmosferiche e quant'altro. Quindi io credo che se vedremo un consistente calo a marzo, aprile, ecco, quello che è auspicabile, in più c'è la vaccinazione, io credo che potremmo cominciare a guardare con certo ottimismo. Ecco, qua mi fermo. E chiudiamo con Andreolli. Salta perché facciamo un'intervista a parte. Bene,
e con questo mi pare... Ringraziamo grazie. Per la disponibilità, grazie. Io ti e posso... per l'attenzione che ha per il Veneto sempre. Ti posso parlare? Due cose.